Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente faccio questo video dopo un mese che è passato Natale. Oggi infatti vi mostro tutto quello che ho ricevuto appunto a Natale da principalmente i miei parenti. Non sto a dire chi mi ha regalato cosa, prezzi, non prezzi, insomma, non sto qui a specificare nulla, vi faccio solo vedere quello che ho ricevuto, principalmente beauty. E principalmente regali suggeriti. Negli ultimi anni nella mia famiglia, sia biologica, diciamo, che acquisita, tendiamo a suggerirci un po' i regali, perché così almeno non facciamo regali inutili che non servono, che non usiamo, ecco. Quindi questa è la nostra politica, appunto, da qualche anno a questa parte. Da cosa inizio? Io spero di aver preso tutto. Non sono tantissimi i regali, ma spero di averli presi tutti. Iniziamo da questo. Quest'anno ho ricevuto due buoni. Uno l'ho chiesto espressamente io. Quindi regalo suggerito, ma di quello ne parleremo dopo. E un altro invece è stato un regalo inaspettato. Vi faccio vedere subito di che buono si tratta ed è questo qui. Questo qui è un buono per Guapa, che è un Tropical Beauty Center che c'è qui a Milano. Tra l'altro, i proprietari sono dei nostri amici. Allora, questo è intanto il bigliettino da visita di Guapa. E qui ci sono anche i servizi che fanno, quindi face bar, la ceretta, cera brasiliana e la dermopigmentazione. Quindi se siete interessati avete tutti i dati per andare a fare un trattamento. Mi hanno regalato un voucher, appunto regalo, per il trattamento del mese. Quindi ho tempo fino a fine giugno per appunto spendere questo voucher che appunto è per il trattamento del mese e sono sicura che fanno trattamenti per quanto riguarda il viso. Non so se fanno anche per quanto riguarda il corpo, però vedo quando andare e appunto vedo che trattamento del mese c'è a disposizione. Probabilmente questa persona mi ha visto un po' provata. Mi ha visto un po' provata nell'ultimo periodo e quindi ha pensato bene di regalarmi un trattamento tutto per me, del tempo solo per me, ecco. Uno dei regali invece che ho suggerito io, che ho espressamente richiesto, è stato un set per il corpo del marchio Rituals, perché ne parla sempre tanto Delady. Sapete che Delady Eleonora ormai è la mia musa ispiratrice per quanto riguarda il make-up e il beauty e ultimamente sono in fissa, ne ho parlato anche nell'ultimo video che ho pubblicato, che è quello della sistemazione delle decorazioni di Natale. E quindi sono entrata in fissa con questo marchio perché ne parla bene e di cui tra l'altro ho anche già un prodotto che è un balsamo per il corpo della linea Hammam, forse, comunque quella verde. E quindi ho chiesto un set per il corpo di questo marchio e mi è stato regalato quello in realtà più venduto che è Ritual of Sakura, che è praticamente ai fiori di ciliegio, latte di riso e fiori di ciliegio, e il set comprende questo Zensational Foaming Shower Gel. Quindi questo qua che è appunto un bagno doccia sotto forma di schiuma, di mousse. È stranissimo perché appena la erogate dalla pompetta esce praticamente liquido, esce il sapone e poi si trasforma in una mousse. E la sto già utilizzando principalmente quando devo passare la lametta. Ecco, non la utilizzo proprio a tutti i lavaggi, ma per passare la lametta, perché appunto è una mousse, sembra quasi una crema depilatoria, una crema per la barba, tipo, ecco, un sapone per la barba. La profumazione è dolce ma delicata, floreale e comunque fresca. È un misto tra dolce e fresco, molto buono. Capisco perché è la linea più venduta, in effetti, perché credo che
possa piacere più o meno a tutti, e lo shower gel sono 200 ml. Poi dentro al set c'era anche la Magic Touch Body Cream, sono 100 ml. Tra l'altro qui c'è una frase su tutti i prodotti, probabilmente sì. Non so se su tutte le linee è la stessa o per quanto riguarda il Ritual of Sakura c'è questa frase qua che è Celebrate each day as a new beginning, quindi celebra ogni giorno come un nuovo inizio. Poi dentro il set c'era anche questo Renewing Body Scrub. Non so se riuscite a leggere perché... Ok, e sono anche questo 125 grammi e poi c'era la candela che è molto bella. Sono 140 grammi di questa candela, il pack, comunque il vasetto è molto molto bello ed elegante. La candela dentro è arrotata e appunto ha questa profumazione dolce, floreale, fresca, buona. Buona, buona, buona. E passiamo a quest'altro regalo. Allora, quest'altro regalo ci ho pensato a lungo su cosa farmi regalare da questa persona. Non mi veniva in mente nulla che potesse andare bene. E allora mi sono detta, sai che c'è? Mi regali un cesto con delle cose da mangiare, da provare, insomma, sai sapete quei cesti tipo natalizi con le cose tutte goduriose da mangiare, da assaporare, perché a me piace il buon cibo, ok? Ah, tra l'altro gli avevo chiesto anche magari tra i vari esempi, ecco, che ne so, un buono per degusta box, ecco, per provare appunto queste box sul cibo. Perché mi piace mangiare, ma mangiare cose goduriose, assaggiare nuove cose, di qualità, insomma, mi piace, è una cosa che mi piace, e ho detto, ma sì, ma regalami qualcosa da mangiare, tanto ho tutto quello che mi serve, regalami qualcosa da mangiare, almeno anche il mio spirito si risolleva, ecco. Questa persona mi ha regalato questa box, chiamiamola box, questa scatola comunque, di Venky. Che Venky è, per chi non lo sapesse, ma dubito, è un marchio che fa cioccolatini, ecco. E, beh, dentro c'erano diversi tipi di cioccolati, non so se l'abbiano scelti loro o se era una box già preconfezionata, questo non lo so, però ecco sì, era un po' più piena. Nel frattempo io ho spazzolato un po' tutto, comunque all'interno c'erano quattro tipi. 4, no, 5 tipi di cioccolati. Questo qua è cioccolato bianco con lampone. Buono, molto buono. Poi questo è cuor di cacao, choco mousse. Praticamente un cioccolatino fondente. Poi questo qua rosso è un choco viar crème brûlée. Aiuto. Non so se riuscite a leggerlo. Comunque all'interno c'è del caramello. Sì, un cioccolato, credo, sì, fondente, se non ricordo male, con dentro del caramello. Choco Viar stracciatella. E questo qui c'è scritto che com'è. È una pralina con ripieno alla panna, vaniglia e nibs ricoperta di Choco Viar al latte. Choco Viar io penso siano pezzetti di cioccolato che sono sopra proprio alla pralina. Infatti in inglese vengono chiamate micro pearls, quindi sì, sono delle perle di cioccolato. E poi infine questa qua è il Choco Viar al pistacchio. Vabbè, non si leggerà mai, comunque è una pralina con pistacchi tostati, ricoperta di fiocchi di caramello e nibs di cacao. Sapete che c'è? Io me la apro. Me la apro, è ora di pranzo. Così vi faccio anche vedere, ecco, per il video, insomma, non è che... Non è per me, per il video, ecco. Comunque, il Choco Viar penso siano questi pezzettini...
di cioccolato barra pistacchio barra insomma altre cose. Questa all'interno è fatta così. Buoni, devo dire buoni. Ovviamente la scatolina poi io non la butto perché insomma si recupera tutto, eh. Le scatole in casa non sono mai abbastanza. Poi continuiamo con un altro regalo che in realtà non mi ha fatto nessuno della mia famiglia, ma mi ha fatto un negozio, nel senso che io ho fatto un acquisto in questo negozio. E questo negozio mi ha dato una cartolina con un buono di 50 euro da spendere su quest'altro sito. Il sito in questione è Baro Cosmetics, che fa diversi prodotti per viso e corpo e make-up. Io potevo spendere questi 50 euro su alcuni prodotti selezionati, quindi non su tutto il sito, però in effetti a conti fatti ho pagato solo le spese di spedizione. Quindi, diciamo, è quasi un regalo, un autoregalo, chiamiamolo così. Allora, io ho scelto il Fluido Pro Age SPF 15, protezione solare media, con estratti di semi d'uva bio coltivata a Barolo, staminali vegetali d'uva e acido ialuronico idrolizzato. Sono 40 ml, il miglior alleato quotidiano per proteggere la tua pelle dal photoaging, attenuando i segni del tempo e prevenendo la comparsa di rughe. La sua texture smart si fonde alla perfezione con la pelle, idratandola e tonificandola. L'altro prodotto che ho scelto è questa Iconic Palette. C'è anche lo specchio, che ovviamente nascondiamo. Comunque queste sono le cialde. È un po' il concept che sta andando ultimamente, quindi queste sei cialdine, queste mini palette con sei cialdine per fare insomma un trucco completo. In realtà devo dire che le cialde sono abbastanza grosse, perché non sono piccine, oh, scusate, non sono propriamente piccine, se potete vedere la mia mano, insomma, ogni cialda è metà del mio mignolo praticamente. Sono tre matte, questo scuro, questo medio e questo bordeaux. Uno satinato, no, due satinati, che sono questi due. E questo qua invece, vedete che è proprio con i glitter. Non l'ho ancora provata, non l'ho neanche swatchata, proprio niente. La proverò e se vi interessa vi farò sapere insomma come non è. E basta, sul sito di Baro Cosmetics ho preso appunto queste due cosine perché appunto arrivavo con queste due cosine a 50 euro appunto. Mi sono appunto fatta regalare un buono da Sephora. Così mi sono presa del tempo per pensare a cosa acquistare ed è per questo che questo video sta uscendo così tardi rispetto a effettivamente al Natale, perché ho preferito acquistare le cose per farvele vedere. Era inutile che vi facevo vedere il buono da Guapa, il buono di Sephora, il buono Baro Cosmetics. Vi faccio vedere cosa ho scelto con i buoni. Io ho aggiunto qualcosina. Perché se raggiungevo una certa soglia c'era uno sconticino in più e quindi ho detto ma sì, dai, mi faccio anche degli autoregali. Allora, la scatola in questione è questa. Qui ci sono tutte le cosine. In realtà sono partita col pensiero di acquistare un sacco di make-up, perché sono fissata col make-up in questo periodo. Ho detto sì, vai, mi faccio regalare un buono da Sephora, così acquisto i prodotti più chiacchierati, no? Le ultime uscite, Fenty Beauty, Rare Beauty, insomma, tutte queste cose così. Alla fine dei conti ho detto, ma alla fine un blush 25 euro, a me sembra un po' eccessivo, non lo so, con tre prodotti praticamente avevo finito. Neanche il buono, cioè andavo già oltre il buono, quindi ho detto, ma boh, fammi vedere se ci sono dei cofanetti anche di mini size per provare un po' di prodotti. E quindi a conti fatti ho preso solo due cose di make-up. Allora, la prima è questo lip gloss di Sephora, perché dicono che comunque i lip gloss di Sephora sono buoni. La linea è Glossed, appunto. Il colore è 35 Confident. Il lip gloss di Sephora si dividono in quattro categorie, mi sembra.
Quelli trasparenti, quelli invece col colore pieno, quello con i brillantini. Onestamente non sapevo su cosa orientarmi, però ho scelto una colorazione bene o male da tutti i giorni, da poter mettere un po' su qualsiasi rossetto, ma anche senza rossetto, insomma, una colorazione nude alla fine. Ah, forse qua si vede anche un po' che colore è. Ed è questo appunto color, come la possiamo chiamare? Color albicocca con questi brillantini argentati. Io direi argentati, forse qualcosina anche rosato. Alla fine è un lip gloss abbastanza trasparente. Anzi, sapete che c'è, visto che oggi non ho messo niente perché ho fatto un trucco veloce. Ecco, un lip gloss appunto da tutti i giorni, un po' pescatino, insomma, che dà un po' di colorazione alle labbra. Nulla di troppo esagerato, anzi per niente. E l'altra cosa che ho acquistato di make-up è questo Inked Up Duo di KVD. Allora, questo mi ricordo che l'ho pagato 20 euro. Questo è un kit con il mascara, full sleeve, mi sembra che si chiama il mascara, l'eyeliner, il tattoo liner, il famoso eyeliner di KVD. Questo kit l'ho preso perché ho visto quanto costava il tattoo liner da solo e costava 25 euro, 20 euro scontato da solo. E poi ho visto che c'era il set allo stesso prezzo. Ho detto, vabbè. Con lo stesso prezzo mi prendo due prodotti anziché solo l'eyeliner e quindi ho preso il kit. Appunto, abbiamo il mascara, tra l'altro in full size, non lo voglio aprire, molto bello il pack, devo dire, non si vedrà mai. E poi il tattoo liner, il famoso tattoo liner, perché non ho un eyeliner in penna, per questo che volevo provarne uno. E poi mi sono data alla Cosmesi. Il primo prodotto che esce fuori è questo kit, questo duo di Fresh, anche Fresh, un marchio stra chiacchierato, anche The Lady Eleonora lo consiglia. Bene o male ho preso tutti i prodotti che consiglia Eleonora comunque. E quindi ero curiosa di provare soprattutto questo Soy Face Cleanser, quindi il io po quando poi ci sono scritti in inglese non so tradurlo in italiano, il detergente, ok, il detergente alla soia per il viso. E poi sotto c'è anche la crema alla rosa, Deep Hydration Face Cream. Ho fatto un po' incette di creme viso, mi sa, eh. Però vabbè, almeno ne ho tante da provare e vedo se magari ce n'è un'altra che preferisco rispetto a quella delle Driadi. Tra l'altro non sono neanche piccolissime come mini size. La crema alla rosa è questa qui e dentro ci sono 15 ml, quindi comunque per provarla, insomma, ce n'è un po', un bel po'. E poi questo cleanser da 50 ml. Un altro prodotto che ho preso è di Innisfree ed è questo Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Foam, quindi è un detergente, una mousse, ecco, idratante agli amminoacidi e al tè verde. Innisfree è un marchio coreano. Anche qui sono curiosa di provare questi chiacchieratissimi marchi coreani. Questo è una full size da 150 ml. Perché sì, perché sì, perché mi incuriosiscono e tra l'altro vorrei fare anche un acquisto da MIN Cosmetics. Vediamo, adesso smaltisco un po' queste cose e poi magari faccio un ordine su MIN Cosmetics. Poi, un'altra cosa che ho acquistato perché Eleonora dice che è il migliore sul mercato, e quindi io, chi sono io per non provarlo, di Christophe Robin. Anche questo qui è un duo, un mini size, un kit da provare.
Allora, lei consiglia lo scrub purificante lavante per il cuoio capelluto e questo lo volevo provare perché nell'ultimo periodo onestamente non ho una routine per il lavaggio dei capelli ben definita. Un po' a caso, un po' quando ho tempo, quindi non ho una vera e propria routine e quindi effettivamente mi sento il cuoio capelluto un po' appesantito, quindi volevo uno scrub. Volevo provare il migliore scrub, come dice Eleonora. Vediamo se piacerà anche a me. Comunque, lo scrub è questo qui, è ovviamente una mini size da 40 ml ed è uno scrub lavante purificante con sale marino. Io penso sia questo perché mi sembra che ce ne sono due di Christophe Robin, ma penso che sia questo quello a cui si riferisce Eleonora. E poi all'interno c'era anche questo conditioner purificante in gel con sali minerali per il cuoio capelluto sensibile e secco. Penso di averlo tradotto bene. Adesso devo capire un attimo come si usa, però penso proprio dal cuoio capelluto fino alla fine. E vediamo insomma come mi ci trovo. Non ne ho mai sentito parlare di questo, però vedremo. Ah, tra l'altro qua, ah sì, questo era composto da tre prodotti perché poi c'è anche lo shampoo. Infatti mi ricordavo che c'era uno shampoo. Shampoo purificante con fango termale, detox, idratante, riequilibrante. Quindi curiosa di provarlo. Questi sono 12 ml e invece queste qua sono 75 ml. Tra l'altro questo pack, ma anche questo qui in realtà, cioè mi fanno impazzire. Bellissimi. Poi io da designer, amante delle cose belle, delle grafiche belle, capirai. Vado in brodo di giuggiole. Allora, vabbè, ho preso anche una maschera di Sephora perché vuoi non prendere una maschera di Sephora? Ho preso questa maschera alla papaya con la vitamina C. Vuoi uscire da Sephora senza una maschera di Sephora? Giammai. Cheat, mamma ha perso l'aereo. Allora, ho preso poi infine un kit di Origins perché è un altro brand super chiacchierato sull'internet. Questo è un trio della linea Hello Radiance, un face wash, quindi un cleanser anche qui come prima cosa. Poi una crema in gel e un contorno occhi. Adesso andiamo a vedere un attimino. Allora, è uscito come prima cosa il contorno occhi minuscolo. Sono 5 ml, che vabbè, per un contorno occhi va anche bene. Ed è un contorno occhi, raga, è troppo piccolo, inizio a non vederci più. Vediamo qua. Allora, un contorno occhi rinfrescante, illuminante e sgonfiante, the puff, insomma, che sgonfia un po' le borse in realtà. Una micro da 15 ml, una micro energizing gel cream con caffeina e niacinamide. Quindi questa, già che è una crema in gel, per me va benissimo, non so se lo leggerete mai, forse così. Comunque della linea Ginseng che ne ho sentito parlare, di cui ne ho sentito parlare tanto, tante volte. E infine questo da 30 ml, queste Cheeks and Balances Fronzy Face Wash. Boh, non so se ho pronunciato bene, comunque è un detergente per il viso. In mousse, detergente per il viso schiumoso, punto. Ma qui c'era tutta la traduzione. Beh, comunque crema in gel viso energizzante con caffeina e niacinamide e il contorno occhi è crema occhi rinfrescante per illuminare e decongestionare. Meno male, vi ho tradotto bene. Comunque questo è una mousse detergente. Voilà! Infine c'erano dentro due campioncini. Uno è un campioncino del The Professional di Benefit,
È uno Speedy Smooth, quindi è una maschera che diciamo cancella tra virgolette i pori dilatati. E quindi niente, la proveremo anche questa in 3-5 minuti. Beh, rapida in effetti. E poi questo qua di Clarins è una crema viso, credo, sì, per tutti i tipi di pelle. Crema viso notte idratante. Sono 5 ml. Beh, insomma, di cose da provare ne ho in effetti adesso. Queste sono tutte le cose che mi hanno regalato, mi sono fatta regalare, mi sono comprata, insomma, un misto, un po' un misto in questo video. Scrivetemi nei commenti qual è stato il regalo che avete ricevuto e che avete preferito più di tutti, che sono curiosa. Così magari prendo anche spunto per i prossimi anni, anzi per il mio compleanno, perché tra 2 mesi è il mio compleanno. E poi fatemi sapere anche quale tra queste cose vi incuriosisce o comunque avete già provato e insomma siete entusiasti di questi prodotti. Io devo dire che sono molto curiosa di provare Fresh, questo marchio qua che costicchia, devo dire la verità, costicchia. Questa qui di Rituals l'ho già provata e mi sta piacendo un sacco, quindi già vi dico. E poi, vabbè, curiosissima di provare anche la palette. Io ho un debole per le palette e quindi non potevo non averne una. Ok, basta. Direi che questo video è durato anche troppo per questi regali che non sono poi tantissimi, ma sono voluti. Sono sicuramente voluti, come sempre. Iscrivetevi al canale per supportarmi, mettete un like se vi piace questa tipologia di video e se vi è piaciuto il video soprattutto, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!